del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza, con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e della sua risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Alzate tutte le palme in aria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore, e avviamoci in pace. Rendiamo grazie a Dio.